Ciao raga, ben trovati sul mio canale YouTube. Oggi mercoledì, quindi nuovo appuntamento della rubrica Questo o Quello, nella quale cerco di andare a risolvere i vostri dubbi a 360 gradi, che possono essere di gameplay, formazioni, eccetera, eccetera. Quindi vi ricordo di lasciare un commento sotto questo video per poi andare a realizzare l'episodio di settimana prossima. Come al solito sarà un video un po' lunghetto, quindi mettetevi comodi che cercherò di rispondere a quanti più commenti possibili lasciati sotto lo scorso video. Eccoci qua. Primo commento ce lo fa Mattia Malangone e chiede: prima usavo affronta su assistito, hai provato una VL con affronta manuale e sembra prendere sia meno gol che essere più forte. Tu cosa consigli e come ti trovi con entrambi? Allora, il tema di affronta assistito manuale è un tema abbastanza dibattuto perché con l'assistito, cosa che io utilizzo, è indubbio che si riesce a temporeggiare meglio. Mentre con manuale, se si ha però uno stile di difesa più aggressivo, come anche il mio paradossalmente, alle volte si riesce ad andare a pressare meglio e a togliere palla agli attaccanti avversari senza che i vostri difensori in qualche modo si paralizzino ad una certa distanza. Tuttavia, il manuale in alcune situazioni di gameplay lento, come spesso capita, eccetera, eccetera, rischia di far andare a vuoto, quindi motivo per il quale io utilizzo assistito, ma c'è anche ovviamente chi utilizza manuale, penso banalmente al buon Danny, Dagnolf, oppure a Margamat, quindi due pro player sicuramente di livello, quindi lì non c'è un meglio o peggio, sta semplicemente a quello che è la vostra, insomma, preferenza e la vostra abitudine su quell'impostazione lì. Tommaso Marcone, Butragueño mid piccato, per quanto tempo lo puoi usare? Ragazzi, come vi dico sempre, le carte gratuite che vi ritrovate nel club è alle volte un delitto non andare a utilizzarle, quindi ce lo avete, usatelo finché riuscite o banalmente finché non troverete qualcosa di meglio, tanto a breve, paradossalmente breve, inizieranno a uscire tozze di carte valide, veramente ce ne saranno vagonate. Fabio Mangiacotti, ATTI con 300k da mettere vicino al Lautaro 88, ora è Crespo mid, ma pensavo di cambiarlo. Questo anche mi dà l'assist in qualche modo per parlare di un altro argomento delicato, ossia proprio quello delle icon, perché spesso e volentieri si pensa che le icon in quanto tali siano forti a prescindere, o comunque capisco che avere un'icon in squadra faccia, diciamo, piacere sotto questo punto di vista, però 300k di icon in attacco non è niente di che, se hai Lautaro 88, ma molto meglio un Muriel versione Champions da fargli da spalla piuttosto che Crespo, piuttosto che Raul, piuttosto che un icon low budget, perché le icon sono tali e siamo d'accordo, ma iniziano a diventare forti più ovviamente il prezzo sale, quindi per 300k io preferirei piuttosto un Muriel. Pierfrancesco Leone, Gnabry 88, Douglas 87 o Kimbundes sui 700-800k in posizione offensiva? Allora, se ti serve un esterno, sicuramente Douglas può essere un'ottima scelta perché nonostante il 3 di piede debole ha comunque 5 di skill, quindi da mettere sulla fascia il suo lo fa. Però con 700-800k un pochino in più si può andare tranquillamente a prendere Szoboszlai o magari Sancho che si mettono lì a piottare e vanno che è una meraviglia. Stefano Azzalin, Martinez 88 o l'87 Freeze da punta vicino a Dybala, altrimenti David, un eventuale Belieder, Potm o Caputo. Allora, tra tutti questi che hai nominato, Belieder Potm è sicuramente il giocatore migliore, mentre tra i due Martinez preferisco l'88 in quanto finalizza meglio, David mentre lo andrei sicuramente a evitare, Caputo invece è una carta gratuita, quindi una volta che l'hai sbloccato puoi anche vedere insomma come ti trovi. Valerio De Santis, Varane if o Akanji road to the final, ti dico di andare a prendere il buon Varane perché ha una serie di link migliori, fisicamente il suo lo fa, è un giocatore che è anche più aggressivo quando uscite a cercare di recuperare il pallone, quindi io ti direi Varane, però Akanji rimane un difensore di livello. Luca, meglio Renato If o Lesmelu a fianco a Jones? Io andrei sempre sul Renatino, che quest'anno è veramente un sempreverde, sta bene ovunque, sta bene sempre e penso che ce lo porteremo dietro fino a fine anno e probabilmente uscirà anche una versione TOTS. Christian Fiorucci, meglio Garrincha Baby o Best Baby da usare esterno? Considera che la quinta skill la sfrutterei molto bene. Ti sei risposto da solo, quest'anno quinta skill che è fondamentale, quindi tutta la vita vai su Garrincha. Edoardo Mantovani, meglio Eusebio Mid o Cruyff Baby? Qui anche dipende da quello che un attimino si vuole andare a fare, perché se vuoi andare a utilizzare questi due giocatori da punta, ti dica Eusebio, perché ha più potenza tiro e più finalizzazione. Se invece ti serve un CC, vai tutta la vita su Cruyff, che ha migliori passaggi e anche la quinta skill.
Matteo Ligozzi, Rashford 89 on the mark da punta e kick da esterno. Io andrei a utilizzare Rashford 89 da esterno in quanto più fisico, ha anche lui la quinta skill, mentre Neymar all'interno dell'area è più agile e finalizza anche meglio con la quinta piede debole. La via di Carlito, giochi 4-4-2, hai Neymar e Mbappé punte, meglio Pereira What If a 7 e Lucas Leiva a 10 in mediana con Kulo e Deulofeu esterni, oppure Guardiola Baby e Renato con Diatta e Mané esterni. Allora, Guardiola Baby è un buon giocatore, tuttavia secondo me adesso sta iniziando un po' ad arrancare, io andrei tutta la vita a mettere Deulofeu e Kulusevski come esterni e Pereira e Lucas in mezzo al campo. Col Pereira è veramente un bel giocatore, ti dà anche, oltre a copertura difensiva, anche qualità in fase di impostazione. Cricosso, meglio Mané base a 10 d'intesa o Mbappé base a 7, ruolo a S. Io preferisco sempre Mbappé in questo caso, perché gli dà anche una maggiore sicurezza in fase realizzativa, è un altro giocatore con un altro tipo di body type, quindi andrei su di lui. Fiore C, Klostermann UCL, Vira 86, James TD, Campbell o Deselli DC. Quindi tra tutti questi giocatori immagino tu stia chiedendo chi è meglio da utilizzare DC. Io ti dico, rapporto qualità-prezzo, andrei a utilizzare un James o un Klostermann. Vieira sicuramente no, perché è un lusso veramente per ricchi spostare Vieira da DC e non è neanche così detto che sia fenomenale. Campbell e Deselli sono molto validi, ma rispetto agli altri, ripeto, rapporto qualità-prezzo, James un gradino sopra, Klostermann e poi gli altri. Agron Z, hai Rashford Europa League, Dalglish, Neymar e Mbappé, come li sistemi nel 4-4-2 e nel 4-2-3-1? Ok, per quanto riguarda il primo modulo andrei a mettere Dalglish e Neymar da punte con Mbappé e Rashford esterni, mentre nel 4-2-3-1 Dalglish punta, Neymar CC e gli altri due larghi, quindi molto banalmente. Alemastro, io gioco con un 4-4-2, ma per intesa inizi con il 4-3-2-1, in porta hai Allison, difesa Mendy, Varane, Van Dijk, Cancelo, centrocampo Valverde, Kanté e Son, in attacco Maximen e Rashford, vorrei mettere Neymar e Mbappé come punti al posto di Son e Mané, e dovresti passare a un 4-3-3, due opzioni per l'intesa, comprare loro due e mettere al posto di Rashford quello IF a 7, o tenere Rashford base e cambiare Valverde con Bruno 89? Guarda, io andrei a cambiare Valverde con Bruno, perché questo Valverde è forte ma ormai arranca, Bruno invece è un giocatore totale, fase offensiva, fase difensiva, quindi andrei tranquillamente a prendere Bruno piuttosto che cambiare Rashford, tanto Rashford se tenerlo sull'esterno anche il base può ancora arrangiare. Giuseppe Montano, ho una squadra 4-3-2 con Ronaldo, Kaká, Neymar, Kulusevski, Kanté, Ballack, Mendy, Varane, Base e Mbappé con 2 milioni, come puoi migliorarla soprattutto in difesa? Allora, per quanto riguarda quella difesa lì, ti dico Mendy, Varane e Mbappé ci sta, Mendy anche, Varane devi assolutamente cercare di andarlo a cambiare, perché Varane Base fa veramente tanta fatica, quindi piuttosto che Varane Base puoi andare a prendere Varane Nif sicuramente, e poi lì hai bisogno di un ulteriore spot, visto che vedo che ci sono tre difensori da affiancare a Babu, potresti andare anche a provare quella Kanji, magari con un icon in porta, e cercare di linkarli tutti a Kanji, veramente tanta roba. Danilo Macis, insieme a Varane ci può stare Casemiro Foot Freeze, prima avevi Koundé. Guarda, Casemiro Foot Freeze secondo me da difensore non è questo granché di giocatore, neanche in mezzo al campo. Onestamente, vicino a Varane, se avevi Koundé puoi andare a provare magari un Diego Carlos, un Jimenez, Rulebreaker, giocatori più di questo tipo. Ballack Prime, vale la spesa? Marco 33, ti dico no. Onestamente, domani tra l'altro uscirà il video tier list delle Icon Prime, per cui Varane è un buon giocatore che se ve lo ritrovate tra le mani non scambiabili, ma onestamente non andrei a acquistarlo. Filippo Paoli chiede un tutorial su come battere i calci d'angolo, è in preparazione, spoiler. Rene Pericoli, io ho tutti non scambiabili, Cruyff Baby, Ronaldinho Medio, Cantona, Mbappé, modulo per farli giocare tutti e chi punta. Ma per farli giocare tutti banalmente puoi giocare con un 4-4-2, ti vai a mettere Mbappé e Cruyff da punta e Ronaldinho e Cantona da esterni, molto molto facile. Lux ci chiede, 440.000 crediti, miglior giocatore o coppia in Serie A, Ligue 1, qualsiasi ruolo, ma domanda diciamo un po' generica, però diciamo che per quanto riguarda una Serie A sicuramente 440.000, miglior giocatore magari andrei a fare un Muriel Champions lì davanti affiancato, che so, a un Lautaro If, mentre per quanto riguarda magari una Ligue 1 mi piace molto il link che c'è tra Bayeder, Renato Sanchez e Diatta, quindi te ne dico addirittura 3 in questo caso. Damiano Costa chiede, è buono il 4-4-2 con Bruno 92 e Pogba a centrocampo? Pogba quella versione lì
non difende granché, però se ti trovi comunque a difendere in maniera manuale, ti posso dire che fondamentalmente ci sta pure. E comunque Bruno 92 il suo lo fa, io ho Bruno Renato, quindi è un ottimo centrocampo. Carlo Orlando, in un attacco a due con Eusebio Bevi, meglio uno tra Torres, Felix o Messi, Boadu meglio di Rashford base sulla fascia, infine meglio Cancelo o Mbappé. Allora, per quanto riguarda il partner d'attacco di Eusebio, tra quelli lì io ti direi Messi, onestamente, Messi o Felix, perché Torres è forte ma per i meme. Boadu, if sulla fascia, ci può stare, piuttosto di Rashford base che ormai si è fatto un po' antico. In mentre tra Cancelo UCL e Mbappé Wotif, se ti dico da terzino, dico meglio Cancelo perché porta meglio palla. Se invece hai bisogno di un terzino da swappare a difensore centrale, Mbappé perché è più fisico. Davide Fierro, 4-4-2 con Mané, Mbappé, Neymar e Cristiano. Chi ha TT e chi esterno? Anche qui vai a mettere Cristiano, Neymar punta con Mané, Mbappé esterni. Due tra Maldini, Baby, Varane e Todibo. Ti dico vai di Maldini, Baby e Todibo. Per quanto riguarda Rocco D'Andrea, chiede meglio Zaif o Joao Felix? If ti dico Joao Felix, perché a 5-4. DT, ciao, Fer, what if o Tonali, Politano, Boadu, Van Bergen o Hakimi o Lozano? Allora, per quanto riguarda il ruolo di Fer o Tonali, ti dico probabilmente quel Fer, che è un brand, un giocatore tanta tanta roba, quasi simil Gullit, quindi ci sta. Politano, Freeze o Boadu, ti dico Politano, mentre tra Van Bergen, Hakimi e Lozano ti dico Lozano, perché è quello più rapido, è quello più agile. Van Bergen è vero che c'ha il 5 piede debole, però insomma, secondo me Lozano fa meglio il suo, Hakimi non lo considero neanche. Cricosso, meglio Mendy a 8 d'intesa o Amavi Headliners a 10? Ma sicuramente Mendy a 8 d'intesa, il buon Amavi sarà, mi perdonerà sicuramente per averlo boicottato. Nicola Borretti, volevo chiederti un esterno in un 4-4-2, metto Neymar base o Kakà? Kakà è non scambiabile, credo abbastanza utilizzabile. Assolutamente sì, Kakà da esterno il suo lo fa alla grande, ce l'hai non scambiabile, quindi sarebbe veramente un peccato non andarla a utilizzare. CC, Fer, AD, Van Bergen, ATT, Boadu, tutti a 10 d'intesa oppure Bruno, Salah e Zaha? No, ti dico vai con quel trio olandese, perché Salah a me non fa impazzire, Zaha è buono ma non è questo fenomeno, Bruno credo sia il base, quindi ti dico vai con il terzetto olandese. Lollo Madeo, Pope, Reguillon, Van Bissaka, Gomez, Quadrado, Dybala, Lozano, Rashford, Kanté, Milinkovic, chi miglioreresti con 250k? Guarda, con 250k onestamente andrei a cambiare sicuramente Quadrado l'81 con il rule breaker, visto il Quadrado base ormai diciamo non è che possa più di tanto circolare, e magari poi puoi pensare anche di andare a sostituire Gomez con la sua versione if in un secondo momento, perché il base pure arranca. Marco Bressan, c'è molta differenza tra Ronaldo base e l'if? Ti dico di sì, e questo più va a aumentare più aumenta la versione, perché inizia a diventare più agile, a finalizzare meglio col mancino, e sono cose sicuramente molto determinanti. Luca Campolongo, con tutta la squadra a 10, meglio Bruno 92 e Saka entrambi a 8 e Rashford a 7 e Bruno a 10. A sinistra c'è Neymar che non si tocca. Ovviamente Rashford e Saka mi servono per fare l'esterno, e visto che a TT c'è il Sium 93. Grazie mille per i complimenti, che leggo dopo. Allora, guarda, con tutta la squadra a 10 onestamente io ti andrei a piazzare Rashford a 7 e Bruno a 10, perché tanto giocatori che vanno sull'esterno non risentono più di tanto, mentre in mezzo al campo e in difesa solitamente preferisco sempre ad averli al massimo, quindi ti dico vai a piazzare Rashford a 7. Delpy Goal, grande Rib, io Del Piero Baby me lo consiglio, preferisco il 90, ma guarda, io ho sempre preferito il Baby di Del Piero, perché è più rapido, gli altri sì è vero che hanno un tratto di tiro a giro, però io onestamente andrei più che altro sul Baby. 4-3-1-2, Del Piero, Dybala, Cristiano, come li faresti giocare? Mettere Dybala, COC e Del Piero e Cristiano da punta, anche se quel Cristiano da punta lì un po' di fatica la fa. Carlos Alberto Mido, James da DC, a meno che tu non abbia Carlos Alberto non scambiabile, ti dico vai di James. Lucas Leiva, c'è il video dei What If da andarvi a spizzare. Ciao Valerio, giochi con un 4-4-2, hai Pelé e Gullit e Kanté a centrocampo. Consigli di vendere Pelé e Gullit e prendere Mataus e Bruno e in attacco prendere R9? Assolutamente sì Valerio, perché Gullit è un fuoriclasse, siamo d'accordo che sia un fenomeno, ma la differenza che ti fa poi il fenomeno là davanti è veramente qualcosa di incredibile, quindi vai con questo change.
Nicola De Montis, San Maximin If a 10 o Maneora a 7? Ma io andrei a mettere San Maximin If a 10. Bobby, Smalling 90 o Ferdinand Mid, non scambiabili entrambi? Ti dico provali, anche se secondo me quello Smalling è veramente tanta tanta roba. Federico, modulo 4-4-2-4-2-3-1, Aimarez, Headliner, Neymar, Mbappé, hai comprato Torres, un altro attitico con 1,5 milioni al posto del Nino, o brasiliano o Ligan, o Icona come alternativa. Allora, Mahrez non lo azzarderei sicuramente come punta per via della finalizzazione. Piuttosto, con 1,5 milioni ti andrei a suggerire mio figlio Dalglish come icona, che sicuramente può farti divertire. Altrimenti, dovresti andare su un canonico Beyeder. Però ti dico, dai una chance a Dalglish, perché secondo me non te ne pentirai. Black Mamba, come esterno sinistro, meglio di Atta Wotif o Maximin? Preferisco il secondo, ma se prendo lui, Neymar, che uso ATT mi gioca a 7, mentre con Diatta ti gioca a 10. Guarda, quel Diatta io ho avuto modo di vederlo all'azione, velocissimo, agilissimo, finalizza anche bene 4-4. Io ti dico, andrei su Diatta onestamente, così risolvi anche il problema Neymar. Marco Cilio, in un 4-4-2 accanto a Puskas Mid, meglio Cristiano, Rashford, gli esterni sono Mbappé e Neymar. Tutta la vita vai a piazzare Cristiano, che il suo lo fa e continuerà a farlo. Giuseppe Nizzardelli, R9 Prime, sculato sicuro, Gnabry, Fruit Freeze, Douglas Costa, Rüdiger, Rashford, chiuso come punta e come esterni nel 4-4-2, tutta la vita metti R9 e Rashford da punta con Gnabry e Douglas Costa esterni, vai tranquillamente di 4-4-2 perché nel 4, ad esempio 2-3-1 faresti un po' di fatica per via di piede debole, eccetera, eccetera. Raf chiede, Teo 86 o Mbabu DC a fianco a Campbell Baby, entrambi a 10. Tra Teo e Mbabu, onestamente, io preferisco comunque Teo, che si è rivelato nel tempo veramente un bel bufalotto. Quindi, raga, siamo arrivati quasi a 20 minuti per questo video. È tutto, spero di aver risolto problemi anche per quelli che magari non sono riusciti a rispondere, che si ritrovano in quelle che sono state le risposte che ho dato ad altri. Vi ricordo di lasciare un commento per il prossimo episodio, un like, iscrivervi al canale, in descrizione trovate tutte le info per le live giornaliere sulla piattaforma Viola. Raga, un salutone dal vostro Liberoschi e ci vediamo domani con la tier list delle icone Prime. Ciao ciao!